Salute ragazzi e bentornati qui sul mio canale, qui Velox. Oggi sono qui per portarvi un nuovo episodio del Road to Commander su Call of Duty 4. Allora, devo fare una piccola premessa ragazzi. Come vedete sono livello 7, quindi non il livello con il quale ci siamo lasciati in ultimo episodio. Volevo dirvi una cosa, ho cambiato idea, ho deciso che non farò un Road to Commander in cui registrerò ogni partita, ma ne farò uno in cui registrerò ogni tot partita. Questo perché? Perché mi sono accorto registrando appunto gli episodi che mi hanno portato a livello 7, che voi non vedrete mai perché appunto sono delle partite normalissime, che in due episodi ho fatto due livelli, o tre se non ricordo. Quindi in pratica non ci si muove, cioè ci vorrebbero veramente troppi episodi e la serie durerebbe veramente troppo e sarebbe noiosa, non ha proprio un senso, ragazzi, mettetevi nei miei panni, cioè la trovo proprio una cosa inutile. Quindi ho deciso che farò sì Road to Commander con dei live, però non registrerò tutte le partite, ma ne farò un numero ovviamente limitato, quindi magari ogni 5 livelli, cercando di fare qualcosa di particolare, magari oggi in modalità classica, che ora vi spiegherò, domani magari con i cecchini, vedremo ragazzi, insomma siamo capiti, ecco, giusto per velocizzarla un po' perché sennò è veramente noiosa, alla fine devo caricare tutte le partite che faccio, tra cui partite magari del cazzo, partite noiose, visto che capita, e quindi diciamo che è un modo per rendere il tutto più concentrato. Oggi faremo quella che è una delle mie modalità preferite di sempre, la mia preferita di COD 4, ovvero la modalità vecchia scuola, che all'epoca sul vecchio COD 4 si chiamava modalità classica. È una modalità appunto senza classi, come vedete scritto, con le armi da raccogliere, con la salute aumentata al 250%, non si recupera la salute e c'è un salto potenziato, quindi si salta di più ragazzi. Inoltre, oltre alle armi, si raccolgono anche i perks. Insomma, immaginatevi un FPS di quelli per PC competitivi, ok, dove si salta un botto, si ha più vita, si raccolgono le armi, ecco, e mettetelo in versione COD. Questo è quello che è la modalità appunto vecchia scuola o modalità classica per chi giocava all'epoca appunto a COD 4. E io ho sempre adorato questa modalità perché la trovo estremamente, se vogliamo metterla così, competitiva, cioè alla fine, ripeto, essendoci più vita sei costretto a sparare bene e non avendo tu le armi sei costretto a andarti a cercare le armi e sei costretto anche a giocare di testa per prendere magari le armi che ti interessano sempre nello stesso punto oppure per gestire i colpi delle armi, che insomma è una modalità un po' particolare, ecco, va giocata in maniera corretta, ecco. E io l'ho sempre apprezzata per questo, perché mi divertivo un sacco. In più i salti potenziati ti permettono di raggiungere dei punti che normalmente non potresti raggiungere, perché di fatto nel gioco non ci sono i salti potenziati, sono salti normali. Ecco, invece con questi puoi salire magari in punti un po' più alti. Certo, non sono i doppi salti, cioè non è che voli. Puoi fare dei salti un po' più alti, quindi puoi raggiungere magari delle zone un po' più alte. Comunque adesso, ragazzi, aspettiamo che entri qualcuno e ci becchiamo in partita, perché qua vedo che non ci si muove. Ok raga, finalmente è iniziata una partita backlot, non so che punto è perché mi ha catapultato qua dentro, quindi potenzialmente potrebbe essere anche già finita, però vabbè, lo scopriremo. Comunque io vi invito a giocare a questa modalità raga, provatela, giocateci perché è veramente molto divertente. Allora, la prima cosa che voglio fare è cambiare la sensibilità, perché chiaramente io giocando nei vecchi video usavo sensibilità 5 e qua ci vuole una mira migliore perché appunto la salute è doppia, ecco, per questo. E i giochi competitivi, adesso tolgo fuori COD, quelli che vengono considerati molto competitivi hanno una salute molto alta per mantenere, cioè per avvantaggiare chi spara meglio. Guarda questo qua per esempio che fa il furbo. Bastardo, mi scopa raga, perché in questa modalità qua bisogna evitare di prendere armi tipo l'M16, perché di fatto mi sa che ha potere d'arresto sto tipo. Qua c'è potere d'arresto. Oh sì raga, è potere d'arresto questo. No, doppio tocco, che cazzo era doppio tocco? Sapete che non me lo ricordo? Oh mio Dio, c'è un altro che mi ha sparato, bastardo, che mi ha ferito a morte. Allora, una cosa che mi ricordo di questa modalità è che giocare con quest'arma base, quella che avete all'inizio, quindi la Scorpion, non è male, perché di fatto ha un rateo molto alto. Però chiaramente se becco un P90 per terra lo prendo, perché il P90 è meglio. Oh mio Dio, olè, doppia, vai. Temporeggiamo un po'. Ricordo che non c'è recupero dalla salute, quindi potenzialmente si muore molto velocemente se ti spannano più volte. Cioè la salute si abbassa e poi non recuperi più. C'è uno qua sopra, raga. No, no, no. Non mi ha visto questo, non mi ha visto. No, porca troia, ero feritissimo, raga. Va bene, siamo primi. Cerchiamo di ammazzare questo qua sopra. Qua c'è gioco di prestigio. Se riesco lo prendo. Let's go. Questo era fermo, quindi. Che là non c'è nessuno, andiamo. Olè, era ferito questo qua. Ragazzi, siamo primi. Fatemi prendere un'arma. La K, minchia, questo è forte. Questo è molto forte, poi. Ma chi è che sto che fa casino? Perché mi devo fermare? Perché la gente parla. E non è che parla, fa rumori di merda. Oh. Devo mutarlo. Come si mutano, raga? Guarda, sentilo che parla, sentilo. Non so come mutarlo. Oh, aspetta. Tutti muti, tutti muti. Raga, perso tempo anche per sta puttanata qua. Questo sta giocando a fianco alle armi perché sa che, oddio, la gente le va a prendere. Cioè fa il P90. Bene. Aspetta che tiro una granata lì.
Let's go. No. C'è un altro qua in zona, qua c'è uno in zona. C'è uno qua vicino perché l'ho visto prima che sparava. Mi ha dato un colpo perché ero feritissimo, cazzo. Potremmo fare molto di meglio. Oddio, quanto io ho dovuto sparare. Vedete quanti colpi bisogna dare per ammazzare. Guarda questo, guarda questo, guarda questo. Aspetta che lo prendiamo, aspetta che lo ammazziamo. È scappato, è scappato. Beh, andiamo via da qui. Ok. Aspetta, aspetta. Olè, era quello feritissimo, raga. Minchia, questo G3 quanto è forte. Aspetta, aspetta. Gioco di prestigio, mi piace. Gioco di prestigio è utilissimo in questa modalità perché possiamo ricaricare velocissimo. Ok, ok. Aspetta. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Minchia, quanti colpi, raga. Oddio, non riesco a uccidere. Aspetta, aspetta. Sono morto. Non ho vita, raga. Quelle a 7 ancora. Un attacco fulminante. Ma chi l'ha tirato? C'è uno che fa 7-1. Mi sa che sono là sopra. Non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto. Non mi ha visto, non mi ha visto, non mi ha visto. Let's go. Siamo UAV. Raga, non riesco a trovare più nessuno. Ok, vai. Si è passata chiaramente sopra. Armi che avete già, che mi hanno ucciso, perfetto, almeno ho di nuovo la vita. Armi che avete già, chiaramente vi dà le munizioni. Ma... cioè, sono spawnato con uno dietro. Raga, sono spawnato con uno dietro, però, cioè... ok. No, 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 il coltello a vuoto, raga. Scappa, scappa. Aspettate, voglio fare una cosa. Qua c'è un mitra, qua c'è un mitra, qua c'è un mitra. No, 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 no. Mori, bastardo, dammi la tua arma. Let's go. UAV. Voglio il fulminante, raga. Voglio il fulminante. Abbiamo pochissima vita. Ok, c'è un nemico qua. Facciamo una cosa, facciamo una cosa. Quest'arma li shotta, mi sa. No, non li shotta, ok. Erano feriti. Va bene, raga. Li stiamo battendo di... muori, muori, muori. Olè. Stiamo battendo veramente tanto. Questo ha il pompa. Guarda, guarda che mi vengono a prendere, raga, perché... che hanno il pompa. Ok, andiamo, andiamo, andiamo. Ok. Muori. UAV, raga, di nuovo. Però siamo morti, infatti. 9 kill, 9 kill ci separano dalla vittoria. Uno dietro, uno dietro. Niente. Questa modalità a sparare così a muzzo con fatone è proprio no sense perché... vogliono troppi colpi, quindi... let's go, questo... cazzo col pompa, bastardo! Bastardo! È mortissimo, però lo vado a prendere. È mortissimo. C'ha poca vita. È lui, è quel tipo. Gli corro addosso perché... che sta morendo, infatti. Ok. No! No, raga, mi scavalca, porca puttana. È lunghissima che sapere, sono lunghissime. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, c'è uno qua a destra. Ok, ok, ok. Oh, sì! C'è uno sopra. Sì! No, a quanto sei arrivato, raga? A 25, sì. Bella, mi è piaciuta, ragazzi, mi è piaciuta. Mi è piaciuta un sacco. Comunque, fatemi sapere, cazzo, vedere. Se volete vedere altri video di questo tipo, ragazzi, vi lascio un bel like. Ci becchiamo alla prossima. Bella!